Okay. Scusa, fai una cosa, richiamalo TypeDef0. No, scusa. Vabbè, è facile. Ok. Ok, quindi questo si chiama TypeDef0 e TypeDef0.c. Ok, compila, esegui. Ok, e fino a qua tutto bene, no? Però in realtà questa cosa si può usare in maniera. Adesso facciamo typedef1, salvalo come typedef1. Ci siamo? Sì. Ok, allora al posto di typedefint Giulio, che è piuttosto nonsensical, ci puoi mettere typedef struct e poi vai a capo, aperta graffa, no, se, no, vai a capo, portati via la virgola con te, dal punto e virgola. Aperta graffa e chiudi. Ok, adesso qua ci facciamo appunto l'agendina telefonica, facciamo char nome, aperta quadra 128, questo è un array di caratteri. Punto e virgola, char, cognome. Vabbè, qua ci mettete tutto quello che volete, no? 128 anche là, cioè, questi li devi Non tutti. partire partita. Punto e virgola. Char, telefono, altri 128. Ok. Quindi poi sotto, vabbè, a questo punto fai int main, perché non c'è più il tipo Giulio, e ci metti, ah no, scusami, struct, questo dopo la chiusa graffa, perché siccome abbiamo fatto il typedef, questa è una struttura anonima, vedete che non gli abbiamo dato un nome, però facciamo direttamente il typedef e ci mettiamo persona con la P maiuscola, per esempio. Quindi, Subito dopo la graffa e prima del punto e virgola. No, 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 typedef è già scritto sopra. Vedi, la sintassi di typedef è typedef tipo originale. Nuovo nome del tipo, persona con la P maiuscola, abbiamo detto. Non è importante, ma di solito si fa così. TypeDef, nome originale. No, il nome nuovo è secondo. All'inizio c'è prima il tipo originale. Ok, sì, per esempio. Senza virgole però, non ci sono virgole. Se vuoi queste cose, diciamo, se vuoi delimitare quelle cose, le puoi mettere tra le forchette, tra minore e maggiore, insomma. Va bene, e quindi in questo caso metti persona con la P maiuscola. Ok, adesso sotto sostituiamo alla riga 13, facciamo per esempio un array di persona.
persona con la P maiuscola. Vedi, adesso lo puoi usare, però non c'è bisogno di scrivere struct, persona, bla bla bla. Scrivi persona, spazio, agenda, che è un array di persona, no? Agenda, aperta quadra, 128. Cosa lo associa? Cosa gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo di creare un array, cioè un vettore di persone, di strutture persona. Ok? L'agenda che cos'è? È una collezione di persone. No? Ok. Oh, adesso se vuoi possiamo, sì, possiamo, adesso per esempio possiamo fare, tanto per ripassare un po' di cose, possiamo fare persona, scrivi persona, asterisco, spazio, spazio, asterisco P, uguale, agenda. Questo che cos'è? Un puntatore che punta all'agenda. All'inizio dell'agenda, no? Quindi a questo punto possiamo dire vai a capo, strcopy, strcpy, perché qua bisogna fare strcopy, aperta parentesi, P meno superiore, no, P meno superiore, meno la freccetta, meno super, P freccetta nome, no, però attaccato P freccetta nome. Spazio, no, virgola, scusami, no, no, prima di quello, virgola, aperte virgolette, Giulio, chiuse virgolette, e poi punto e virgola alla fine. Punto e virgola alla fine, poi stessa cosa per il cognome, che io non ho mai capito se è Giulio De Mattia Romano o Giulio Romano De Mattia. Me ne sono accorto, ho letto il foglietto, l'ha scagliato. Chi è che non... Chi... Questo è cognome però, eh? Dicevo che ho letto la cosa che lei ha messo sulle lezioni, ma ha scritto che c'è uno che si chiama Romano, oltre a noi. Non è così? No. Non ho capito ancora come ti chiami. Vabbè. Un giorno non ho capito. Giulio Romano. Il cognome è De Mattia. È il cognome, cioè il nome è Romano. Sì. Come il pittore. Sì. Vai... ancora un'altra riga, ci devi mettere il numero del telefono, no? Ah, la cosa che potremmo fare è mettere un puntatore a funzione per la stampa dentro. Dai, facciamolo, che è divertente. No, è tra virgolette una stringa e poi... Vabbè, ok. Queste sono tutte robe che vanno contro la privacy. Ma... Adesso vai sopra la typedef. Mettiamo un puntatore a funzione, dai, così ci divertiamo. E...
Sì, no, però aspetta perché questo. Allora, qua bisogna dargli un nome. No, 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 facciamo la cosa al contrario, vi faccio vedere un'altra cosa. Mettiamogli un nome alla struttura. Allora, la struttura fai typedef struct persona con la P minuscola. Poi vi spiego perché faccio tutto questo. No, 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 quello è quello con la P maiuscola, però diamo un nome alla struttura. La struttura sì, perché la struttura era anonima. Invece adesso gli diamo un nome. Ok, adesso vai sopra al typedef e scrivi struct persona punto e virgola. Adesso vi spiego poi che cosa abbiamo fatto. Ok, adesso vai a capo. Persona con la P minuscola. Con la P minuscola, perché questo è il nome della struct, non è il typedef, ok? No, no, vai a capo, ma sopra typedef, perché facciamo una funzione. Qua facciamo la funzione void, stampa underscore persona con la P minuscola, aperta parentesi, e prende un puntatore alla struct persona. Sì, bravo, const. Sì, va bene const perché se devo stampare. No, no, non è const pointer, è const struct persona asterisco. Cioè, io qua sto dichiarando che non cambierò P. Ok, poi vai a capo, aperta graffa, e poi fai printf sì, poi facciamo %s, poi spazio %s, poi spazio %s. Dai, facciamo una roba veloce. No, no, solo tre. E poi qui ci metti dopo la virgola, no, no, sì, dopo la virgola ci metti P meno superiore. Nome, virgola, P cognome, P freccetta cognome P telefono. Ok, adesso qua sotto dentro la struct persona ci mettiamo anche un puntatore a funzione. No, 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 qui basta. Qui è finita questa funzione. Questa stampa semplicemente il record. Allora, adesso qui sotto ci mettiamo un puntatore a funzione. Allora, com'è fatto questo puntatore a funzione? È un puntatore a funzione che ritorna un void, quindi void spazio, aperta parentesi. No, una parentesi. Asterisco. Stampa, e poi chiusa parentesi, poi aperta parentesi. Ma inserito tutto stampa persona. No, 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 aspetta, no, questo è il nome del puntatore alla funzione, non è il nome della funzione. Ok, aperta parentesi. E poi ci metti const struct persona con la P minuscola asterisco. E basta, perché questo è argomento. E poi chiusa parentesi, punto e virgola.
Allora, adesso sotto alla riga 24, poi vi spiego tutto. Alla riga 24 dobbiamo puntare il puntatore a funzione, perché in questo momento di questa... Quindi P meno superiore stampa, uguale stampa persona, stampa underscore persona. Qui gli diciamo, guarda che questo punta qua, ok? No, punto e virgola, ok? Poi adesso qua lo chiamiamo, questo puntatore, e lo chiamiamo così, aperta parentesi, asterisco P meno superiore. Dentro o fuori? No, dentro la parentesi, meno superiore stampa, no, un P solo, chiusa parentesi, poi aperta parentesi, P, chiusa parentesi, punto e virgola. Allora, che cosa abbiamo fatto? Cominciamo dall'inizio. Alla riga 4, dunque, noi abbiamo un problema qua. Vedete che il typedef, la definizione della struct persona, ok, è definita sotto la funzione che abbiamo fatto, ok? In realtà in questo caso la funzione la potevamo benissimo mettere sotto. Però va bene, l'abbiamo fatto così perché vi volevo far vedere come si fa, perché stampa persona deve avere la nozione di una struttura che si chiama persona, vedi? Vedete? Perché lo prende come puntatore, no? Se no... I programmi si leggono sempre da sopra in sotto, no? E il compilatore conosce quello che è già stato scritto, ma non conosce quello che deve ancora leggere, capite? Come una persona che legge, tu sai quello che è scritto sopra, ma non sai quello che è scritto sotto. Allora, il punto è che io posso dirgli, guarda, tranquillo, tanto a te serve solo un puntatore, non ti serve di sapere com'è fatta dentro, c'è una struttura che si chiama persona. Incidentalmente questo mi sa che non funzionerà, perché lui ha bisogno di sapere com'è fatta dentro, ha bisogno di sapere che la struttura persona ha un campo che si chiama nome, ha un campo che si chiama cognome, eccetera, eccetera. Non so se lo riesce a fare. Però questo è un modo di farlo, cioè di dire, di semidichiarare una struttura sopra e poi di dichiararla completamente sotto, ok? Perché... Cioè è un modo di anticipare al compilatore che c'è una struttura dati che si chiama così, ok? E fin quando il compilatore non deve... Il problema è che adesso qua il compilatore, non so se funzionerà, perché il compilatore deve conoscere la definizione, perché sennò non riesce a fare quel printf alla riga 7, vedete? Ah, perché, scusa, abbiamo bisogno di scrivere void stampa persona prima di typedef struct? No, non abbiamo bisogno, in realtà non abbiamo bisogno, ed è per questo... Questo l'avevo fatto per farvi vedere come si fa a invertire come si fa a invertire le definizioni, perché delle volte succede che tu dentro la definizione devi già avere la nozione di una funzione. In questo caso non devi avere nessuna definizione, per cui non ce n'è veramente bisogno. Lo stampa persona lo potremmo mettere sotto alla riga 17, per esempio, e non ci sarebbe bisogno di fare tutta sta caciara, ma ve lo facevo vedere per farvi vedere. Proviamo a vedere se compila questo. Tipo un prototipo di funzione, però prototipo di sì. Struttura. Sì, esattamente, proprio bravo, bravissimo. È proprio come un prototipo, come dire, guarda che la funzione c'è, la struttura c'è, è definita, però adesso non ti dico cos'è. Vabbè, c'è altro da... No, c'è cc meno o, gcc, quello che è. Meno o typedef 1.
Proviamo a vedere se compila. Mi sa di no. Ecco, infatti, cioè c'è una implicit. Ah, no, questo è un warning. Incompatible implicit. Ah, no, è solo per string copy. Va bene, devi mettere string.h. Perché lì ci sono i prototipi delle funzioni strcopy, eccetera, eccetera. Proviamo. Puoi fare frecce in su, eh? Frecce in su ti fa l'ultimo. Sì, ecco, non ce la fa. Non ce la fa perché dice, ma io non so bene com'è fatta sta struttura. Quindi non so dire se dentro c'è un campo. Quindi questo, dalla riga 5 alla riga 8, lo porti alla riga 17. A quel punto non c'è bisogno di fare, ecco, questa cosa qua non ce n'è bisogno. Ok. Ok. Va bene. Capite perché? Lui non deve sapere delle cose che non sa. Ok. Allora, guardiamo ancora un attimo quello che abbiamo fatto, perché vi è tutto chiaro quello che abbiamo fatto? Cioè, dentro la struct persona abbiamo messo un puntatore a funzione, no? Che è in grado che quando puntato sulla persona, sulla funzione giusta, è in grado di fare quello che la funzione dice di fare, ossia di stamparsi. Ok? Vedete che questo è un sistema più robusto del sistema. Del sistema che usavamo prima, cioè facciamo una funzione e gli passiamo gli argomenti. Perché è più robusto, secondo voi? Perché dico che è più robusto? Pensate un attimo. Pensate, voi i programmi li dovete sempre pensare in divenire. I programmi non sono come una seggiola o un tavolo, cioè cambiano nel tempo. La gente fa sempre le nuove release, le nuove, no? E mettiamo conto che noi inseriamo dei nuovi dati, per esempio l'email dentro la struttura persona. Se dovessimo, e pensate che per esempio questa struttura persona può fare varie cose, cioè c'ha tante funzioni diverse. Mettere dei puntatori a funzione dentro la funzione, vedete che vi consentono di cambiare soltanto la struttura dati e le funzioni relative a quella struttura dati, e per esempio il main non cambia per niente. Vabbè, cambierà perché uno mette pure il numero di la mail o i campi aggiunti, ma mettiamo conto che per esempio questo tipo di dati viene inserito in un altro modo, non così contadino. Cioè c'è un'altra funzione, che è la funzione, che ne so, new persona, che genera appunto un record. Ok? Mm-hmm. Capite? Quindi è un modo estremamente più scalabile di scrivere programmi. Cioè, si può cambiare facilmente. Va bene? Sì. Incidentalmente me li metti sempre sulla chat, così li scarico io nel frattempo. Mm-hmm. Ok, vuoi Giulio, vuoi dirci? Sì, infatti sto cercando proprio sull'agendina telefonica. Aspetta un attimo, sto provando a mettere questo nella chat, ma non me lo fa mettere.
Ce l'ho già. No, il problema che avevo era che avevo controllato, avevo fatto una struttura e avevo inserito sempre dei tipi diversi con int, char e double, e con il fatto che mi scalava, nonostante appunto il char fosse di un solo byte, mi scalava di 4 byte quando utilizzavo, facevo typedef per sapere la grandezza della struttura, ho provato a invertirli e a mettere prima il double, poi l'int e poi il char, pensando che facendolo da più grande a più piccolo sarebbe stato meglio, invece mi è diventata ancora più grossa la struttura. Beh, ma perché cosa facevi? Facevi un struct o delle union? Delle Sempre strutture. delle strutture. Ma lì bisogna vedere perché il compilatore in quei casi lì ottimizza sempre. Tanto a te non te ne importa niente, è lui che deve sapere dove mette le cose, capisci? Quindi Quindi, non ha importanza, cioè nel senso come si no, fa a non ha creare. importanza perché nel momento, cioè, ha importanza, diciamo che ha importanza nel momento in cui tu, per esempio, devi ottimizzare, devi fare della roba del genere, no? Aspetta un attimo, scusami, sto cercando di scaricare la roba, ma. Ha importanza in situazioni avanzate in cui tu, per esempio, devi ottimizzare lo spazio, non vuoi occupare tanto spazio, però non è che in questo momento non ha nessuna importanza. Certo, devi sapere il fatto che il compilatore cercherà di ottimizzare l'occupazione di spazio, per cui delle volte arrotonderà piuttosto che arrotonderà le cose piuttosto che tenerle così. Perché devi pensare che, per esempio, se diciamo che c'è un computer a 64 bit. Il computer 64 bit ha parole di 8 byte. Se tu gliene usi una o gliene usi tre, lui deve decidere se fare tutto il conto che serve per arrivare al terzo byte che sta mischiato dentro una parola, oppure se tiene tutti i byte, li calcola 64 bit. Cosa che spreca estremamente lo spazio. Ok? Però questo è un problema di ottimizzazione, diciamo, sull'ottimizzazione si può ragionare. Cioè, in quel caso là ti conviene, di solito se veramente devi ottimizzare, ti conviene farlo te per il compilatore, cioè per esempio organizzi tu, cioè organizza il tuo software, organizza lo storage, capito? In maniera che e si può fare, si può pensare, no? Un modo. Va Capito. bene? Comunque no, volevo sapere cos'era che non riuscivi a fare con l'agendina, più che altro. No, c'era questa cosa che utilizzava una nomenclatura molto strana, che probabilmente era, il motivo era che era forse C++. Ah, vi ho detto di non usare il C++, cioè, perché vi confonde le idee. Comunque se vuoi guardiamolo, ma se C++ è diverso dal C, eh. Aspetta un attimo che provo a ricercarlo.
Beh, vabbè, insomma, se è troppo complicato, magari te lo tieni da conto la prossima volta. Sì, boh, non sto trovando la pagina che ho aperto l'altra volta. Ah, boh, comunque. Allora, vogliamo allora, una cosa che volevo fare oggi con voi. Allora, uno era il type def. Il size of è un'altra parola chiave che abbiamo già visto, no? E che misura le dimensioni in memoria o di una struttura dati, no? O di un array, eccetera, eccetera. Questo lo chiamiamo size of zero. Questo l'abbiamo già visto. Ci servirà in futuro perché ci vuole addirittura una struttura, una parola chiave? Proprio per il fatto che abbiamo appena detto, cioè che è il compilatore che decide la dimensione delle cose, non, la dimensione reale, fisica in memoria, non siete voi. Per cui se dovete saperla per un qualche motivo e vedrete che in futuro faremo delle cose in cui dovrete saperla. La questione è che, siccome è il compilatore che decide, è il compilatore che ve la dice, e questa è la parola chiave per saperla. E allora, per esempio, facciamo di nuovo una struttura, beh, fai l'include di Prammatica. Devo includere. No, fai l'include standard IO, stdio. Includi pure string.h, già che ci siamo. Tanto servirà. Ok, adesso facciamo una struttura dati fatta così, type def. Struct. Poi vai a capo, aperta graffa, facciamo anonima. E poi metti double. Di punto e virgola. Char C punto e virgola. Ok. E poi dopo la graffa, no, basta questo, tanto per capire come funziona. E poi no, subito dopo la graffa ci metti il nome del type def e lo chiamiamo. Sì, va bene. Questo è permesso perché c'è la S maiuscola, altrimenti non potresti usarla questa parola. Però va bene. Allora scrivi int main. Allora, questa è la definizione, no? Quindi adesso ne dobbiamo fare un'istanza e la misuriamo. Anzi,
non facciamo un'istanza, facciamo facciamo size of con la S maiuscola. Spazio array, una variabile che chiamiamo array, oppure vettore, come vuoi tu, aperta quadra, di 1000 di questi, 1000, punto e virgola, non ce ne frega niente di inizializzarlo, eccetera, eccetera. Adesso facciamo, stampiamo, facciamo printf, no, per %d, allora, no, no, prima del %d mettiamoci... un array di size of? Eh no, con la S maiuscola, l'hai chiamato tu, size of, siete voi che fate casino, non io. Io non lo chiamerei così perché vi incasinate, ma comunque... No, infatti, ma già... Fai, scrivi grosso con la G maiuscola, questo è il nome del tipo, tipo grosso, e questo si chiama grosso. Ok, allora adesso chiediamo sia il size of di grosso, grosso. Size of, aperta parentesi, grosso, chiusa parentesi. Questo è il size of della sola struttura, virgola, poi subito dopo, virgola, e poi fai size of di array, cioè del totale. Dobbiamo mettere 2%. Vedete che può misurare, no, no, di array con la A minuscola, l'hai chiamato con la A minuscola. Array è un'istanza, grosso è una definizione, no? E vedete che size of gli puoi passare sia una definizione che un'istanza, cosa che nella maggior parte, cioè è questo che lo rende diverso, per esempio, da una chiamata a funzione. Che cos'è un'istanza? Allora, un'istanza è una roba che sta in memoria. Tu definisci una struttura dati, ma non c'è niente in memoria fino a quando... C'è ah sì, e quando la usi... Okay. Se io dico automobile, ho la definizione di automobile. Se io dico la tua 500, è la tua macchina. Cioè esiste fisicamente, capito? Mm-hmm. Array esiste fisicamente, mentre invece grosso non esiste. Capite? Però size of... ti può dare la dimensione sia di uno che dell'altro, dove devi mettere 2% di. Giulio, questa cosa l'avevamo già detta l'altra volta. Non te c'entra in testa? No, ogni volta mi dimentico, perché questa cosa delle istanze è un po'... Beh, se tu non fai una dichiarazione... Cioè, non dichiari un'istanza. Ce l'hai? C'hai qualcosa in memoria? No, non c'è niente. Però ci sono gli int, i double, no? Gli int, i double sono definiti in un certo modo, ma fin quando non ne dichiari uno, non c'è niente, no? È la stessa cosa con le strutture dati. Sì, sì, perché pensavo che fosse solo quando utilizzi una classe che tu hai dichiarato. Che quando no, tu utilizzi una classe che hai definito. Che è definito, sì. Se tu, fino a quando l'hai definita non succede niente. E quando la dichiara, ne fai una dichiarazione, qui l'abbiamo dichiarata alla riga 13, un array di strutture grosso. Ok? Va bene, compiliamo, dai. Vedete, size of non poteva essere una funzione di libreria, vi è chiaro?
deve essere per forza una parola chiave del compilatore. Viene 16 e 16.000. Ce lo vuoi far vedere oppure ce lo dici per... E sta qua. No, non lo vediamo. Perché hai fatto lo sharing dello schermo solo della finestra. Devi fare lo sharing di tutto. Ok. Va bene. Quindi la struttura grossa è grande 16, naturalmente se io faccio 1000 sono 16.000. Ok? Ora, perché è grande 16? Perché vedete che è grande, secondo me un double è grande 8, perché è un 64 bit, quindi usa 8 byte, 8x8 fa 64, però il solo fatto di averci aggiunto un altro car, per esempio, fa slittare tutto di due parole da 64 bit. Per esempio, adesso cambiamo... Non è una perdita di dati per il... Cioè di no, spazio. Non è una perdita di dati. Certo, una perdita di spazio. Il compilatore non sta ottimizzando per lo spazio. Come si può fare per ovviare a questo? Aspetta, forse c'è un flag. Adesso se mi fai guardare. GCC flag to optimize memory occupation. Vediamo un po' se c'è un flag. Ok. Aspetta. Memory. Tipo mi pare che car moltiplichi. No. Fpic mi sembra che sia. Prova un po' a fare ricompilare. Ok. Ce n'è un sacco veramente. Che? Aspetta, per esempio c'è, prova a fare ricompilare con l'opzione meno o 3 maiuscola. Quello è così, fuori da là. GCC. No, non lì, perché meno O deve stare accanto al nome. Ecco, per esempio lì, meno O maiuscola 3. No, O maiuscola. Questa è un'ottimizzazione, ma non so se lo... Perché di solito l'ottimizzazione si fa per la velocità. No, è sempre così. Allora aspetta, scrivi meno F store meno maiuscolo. Tutto minuscolo? No, tutto minuscolo. Fstore trattino merging. No, trattino, non underscore. Questo è un altro... Ci sono 12.000 miliardi. Prova. No. Non te sei filano per niente. Non ha nessuna voglia di ottimizzare. Aspetta.
Il fatto è che il problema è che tutte queste ottimizzazioni sono scusa, prova un po', dunque, meno F, prova un po', meno, se mi ricordo bene, è meno F, PIC maiuscola, tutte maiuscole, PIC, no, no, FPIC, ma PIC tutto maiuscola, no, F minuscola, PIC. Ok, prova. Ma che? Boh, vabbè. Sì, in realtà uno se la dovrebbe... Per esempio, se qua noi nella... Adesso riprendiamo la struttura dati. Cioè, tu, il punto è che un programmatore sa che una struttura dati del genere creerà dei problemi, quindi, cioè, creerà dei problemi di questo tipo. Quindi, se veramente vuole ottimizzare, deve trovare un'altra soluzione. Per esempio, alla riga 8, invece di metterci char c, mettici char c aperta quadra 8, ci metti un array di 8. Vedrai che occupa lo stesso spazio, secondo me. Boh. Sono 8 bit, sì, dovrebbe occupare lo stesso spazio. Sì, vedi, quindi lui c'ha, qua sta usando tutti e 8 i... Cioè, stai usando il secondo, la seconda parola da 64 bit per un array di 8 byte. Hai capito? Quindi è vero che sto usando lo stesso spazio, però questo è quando metti le cose in lavastoviglie. A seconda di come le metti, ti c'entrano oppure no. Tu sai che quando fai una roba del genere, capisci? Capite quello che sto dicendo? Sì, di Francesco. No, vabbè, non stavo di... No, io provo tipo, a cambiare pure i numeri dentro l'array, però mi dà sempre 16-16.000. Ho fatto 4, 7. Beh, se fai 7, per esempio, Arriva sempre a 8. lui arriva sempre a 8, perché il problema è che fare l'accesso interno a questa cosa qua, appunto, questo ti andrà a 24. Pure con 2. Mi va sempre sì. Certo, ma vedi, lui ha aumentato di 1 e gli è andato a 24. Però ora posso dirvi una cosa, questa cosa qua è molto poco curata, come potete vedere, perché in realtà oggi, infatti, cioè, oggi la memoria costa pochissimo, quindi non ci perdono nemmeno tempo a fare un sistema per ottimizzare questo tipo di cose qua. Occupi più memoria, però questo è uno dei motivi per cui, per esempio, cioè, programmi scritti male occupano tipicamente Microsoft, per esempio, occupano o anche Apple, devo dire, occupano quantità di memorie spaziale, perché moltiplicate questa cosa per mille, cioè ci saranno mille definizioni di struttura in un programma normale e vi potete immaginare che appunto sono molto Beh, ma poco come è efficienti. possibile, scusa, che un'azienda come Microsoft cioè, fa uscire fuori una cagata? Cioè, Non è una cagata. penso che ci lavori. No, ma questa non è una cagata. Questa è una... Cioè, funziona benissimo, eh? Non è che non funziona. Il problema è Però non è è... un programma non ottimizzato. Allora, l'ottimizzazione dipende, l'ottimizzazione tu la vedi
tu che cosa vedi? Se io non ti avessi detto questa cosa qua, per te, se il programma, per esempio, gira più veloce, no? Cioè è ottimizzato per la velocità, incidentalmente un programma che è ottimizzato per la memoria potrebbe non essere ottimizzato per la velocità, nel senso che l'accesso a questa parte interna della memoria vuole più codice, capisci? Se deve fare più cose il computer per accedere, per esempio, al byte numero 3 dell'array di caratteri C. Capisci? Per cui dici, vabbè, ma e quello che l'utente vede veramente è la velocità. Se un programma gira più veloce, tu sei contento. Non ti stai a preoccupare che, oddio, ma io ho la memoria piena di roba, no? Per cui è anche questo che fa sì che la gente sta più attenta all'ottimizzazione per la velocità. Peraltro noi non stiamo attenti in questo momento all'ottimizzazione per la velocità. Ok? Sì. Bon, andiamo avanti. Io sono le 9.43. Passiamo alla... Volevo ritornare un attimo. Vi ricordate... tempo fa, all'inizio, abbiamo visto le funzioni con argomenti variabili, vi ricordate? Erano queste funzioni? Erano quelle che potevano avere, per esempio, printf è una funzione a argomenti variabili, non si sa quanti argomenti ha, dipende dalla linea di formato, ok? E vi avevo detto, stavamo parlando dei prototipi delle funzioni e vi avevo detto, vabbè, poi ci sono dei prototipi, ecco, queste qua, no? Uh-huh. Come si chiama questo? Adesso chiamiamolo, rinominiamolo questo. No, non credo. E lo chiamiamo Varfun 0. Perché adesso... quello che non avevo fatto vedere è come si implementa. Chi è? No. C'è qualcuno che deve spegnere il microfono perché sento casino. Vabbè. Allora, adesso proviamo a usarla questa, perché qua vi avevo fatto vedere soltanto come si usavano. Giulio, la puoi inviare in chat, che mi sa che ce l'avevo sull'altro computer. Vabbè, ma questa adesso facciamo... Dunque, scusami, me l'ha inviata in chat l'altra? Quella su SizeOff? Grazie. Pensami. Sì. Allora. Ok, adesso proviamo a utilizzarla questa. Allora, per utilizzarla bisogna fare tutta una serie di magheggi, perché questa è una funzione di libreria. Ok, allora quello che vogliamo fare, come ha fatto la funzione printf? Appunto, se vuoi capire com'è fatta, proviamo a farne una più semplice di printf, perché printf è un po' complicata. Però proviamo a farne una un po' più semplice. Allora, questa varfun adesso la cambiamo e mettiamo che int a è invece int num.
che sarà il numero di argomenti che io gli passo. Ok? Mm-hmm. Allora, il numero di argomenti che io gli passo e che cosa fa? Per tutti quegli argomenti, no, facciamo che la chiamiamo, invece che Varfun, la chiamiamo Sum. Fa la somma di tutti gli argomenti numerici che io gli passo. Ok? Quindi un ciclo allora, fuori. Allora, intanto ci vuole un altro include oltre standard IO. Sì, però è un ciclo for sugli argomenti variabili, che è una cosa non banale da... Ok? Però cosa? Include? Include? Stdarg, stdarg.h. Perché la libreria standard ARG è quella che permette di fare sta roba qua. Allora, intanto dentro la libreria standard ARG c'è una struttura dati che si chiama VA underscore list. Lo devo scrivere? Sì. Cioè, ne dobbiamo dichiarare una qua. Via underscore no, dentro la funzione sum. Okay. La funzione sum è quella argomenti variabili, allora si chiama via underscore list, via v Verona Ancona underscore list. Sì, spazio L. Ok. Ok, adesso questa lista va inizializzata. Quindi c'è un'altra funzione. Aspetta però, dichiariamo dell'altra roba. Ci vorrà sicuramente... Questa lista che sarebbe? Come è fatta la lista? Questa è la lista di argomenti variabili. Non lo sappiamo, io non lo so come è fatta dentro. Non importa. Ok. Allora, dichiariamo dell'altra roba. Ci vuole un int risultato, perché devo sommare, io sommo tutte le result, uguale 0, deve essere inizializzato. Poi virgola, aspetta, ci vuole un'altra roba. I uguale 0. Ok, adesso la lista. Adesso basta con le dichiarazioni. Facciamo la. Andiamo a capo. Questo ritornerà risultato. Result. Ok. E poi facciamo che la lista deve essere inizializzata. C'è una funzione apposta per inizializzarla che si chiama via underscore start. Aperta parentesi. Che prende la lista stessa, virgola, sì, bravo, e il numero di argomenti, num. Poi dopo ragioneremo su come è fatto printf, se ce la facciamo. Poi via start, chiusa parentesi, punto e virgola. Ok, adesso quello che dobbiamo fare è fare il giro di tutti gli argomenti, no? Di tutti gli argomenti e per ciascun argomento sommiamo l'argomento for. I uguale 0 punto e virgola i minore di num
punto e virgola, più più i. Adesso subito a capo, senza graffe, per... no, non c'è bisogno di graffe, c'è una sola riga sotto il for. Se c'è una sola riga, no. Fai un tab. Result, spazio più uguale. Allora, adesso ci vuole un'altra funzione sempre degli argomenti variabili, che è via underscore arg. No, via underscore arg. Aperta parentesi. Gli passi sempre la lista L. Virgola, e gli dici che tipo di argomento è questo. Int. Noi ci aspettiamo di avere un int qua. Ok? Ok, direi che basta. E naturalmente alla fine di tutto questo ci avremo il risultato. Adesso, per esempio, nel main possiamo così. No, il main sì, però lo chiamiamo. No, non c'è bisogno di fare la riga 17, la possiamo levare. E poi questa la chiamiamo sum invece che varfun. E poi ne facciamo anche un'altra, facciamo virgola. Vabbè, questo poi possiamo mettere tutto quello che ci pare. E poi ne fai un'altra, sum 1, 2, 3. Ah, poi facciamo che tutta questa è una sum di sum. Addirittura. Poi però devi verificare che è giusta. E come si scrive? No, questa c'era un solo per cento D. Okay. Aspetta però, scusa, dobbiamo mettere sempre gli argomenti, quanti sono gli argomenti. Allora, il primo sum, scusami, aspetta, il primo sum. Pronto? Il primo sum sono due argomenti, no? Perché sono le due sum. Allora, 2, sum sum. Poi, questi sono tre argomenti. Oppure... Ah, quindi valgo. Eh no, quello è fuori. Il primo numero, vedi che è fuori dalla lista variabile. Ah, ok, quindi sono due. 2, 3, c'ha tre argomenti. Questo sono due argomenti. Quello sopra sono sei argomenti, è giusto? Ok. Va bene, salva, compila, fai. Vabbè, questo non è molto... Cioè, però adesso poi passe... No, questo è... Come si chiama questo? Vararg? No, var... Varfun. Uno. Mazza, proprio subito. Vai. Ok, 255, mo bisogna verificare che è giusto. 60, 63. Questo dovrebbe fare 250. Fa 200 quell'altro? Perché 86, 67 fa... Sì, 100... 152 qualcosa. 63 più 34 fa 100. 63... Dove sta 63? 56 più 4 più 3 più 34 che fa 100. Sì. E poi... Ce ne voglio altri 100 qua, fa 255.
quello a destra dovrebbe fare 5, quindi lo fa? Boh, non mi pare. 56 più 4 fa 60, 60 più 34 fa 90. Sì, fa 152. Chi? 86 più 67. No, 153. E più tutto il resto fa 250? Ma facciamo prima a farlo. Disgraziato, non potevamo fare una cosa un po' più semplice? Quattro più 56 più 3 più 86 più 3 più 86 più 34 più 67. Bingo, sì, fa 250. Sì, funziona. Oh, ammazza, funziona. La matematica funziona. L'aritmetica più che la matematica. Ok? Quindi adesso, se voleste fare, se voleste reimplementare la funzione printf, la domanda che facevi te, come si fa? Come si fa a implementare la funzione printf? Perché la funzione printf ha un primo argomento, però il primo argomento è una stringa di caratteri. No? Sì, a me non viene, non capisco. Non ti viene, che cosa vuol dire? No, non mi fa un errore. Somma. Non fa la somma? Hai messo più uguale dentro il result? Cioè, sì. Dentro alla riga 10. Vuoi condividere il tuo schermo? Vediamo com'è. Continua nel printf. Torna 47, è questo. Adesso senza, mi fai vedere il codice. C'è un punto e virgola dopo il for. Ombre, non fa il for. Non faceva il loop. Vabbè, mo devi verificare che quello è quello. Chi è che ci fa sta cacciara? Abbiamo molto rumore dentro la linea. Ok. Gabriele, sei molto silenzioso. Sei ancora vivo? Sì, sto qua. Lotti insieme a noi? Sì. Tutto bene? Tutto chiaro? Sì. Sì, sto seguendo. Ok. Adesso il punto è, la domanda è come si fa a fare la funzione printf? Lo sapete che è il vostro compito per la prossima volta. Secondo me, all'interno della... Cioè prima da inserire appunto la stringa che è il primo argomento. E poi, se compare un operatore di, insomma, di questi qui adesso, non mi ricordo come si chiamano. Il percento? Sì, esatto. Se c'è un percento, bisogna vedere che cos'è il percento. È tipo, sì, ma è più uguale a, cioè c'è tipo un contatore di altre variabili che vanno inserite, o comunque di cose che vanno inserite, e se compare uno di quelli
quello va più uguale a 1. È tipo, l'ho immaginato così, poi non lo so. Sì. Beh, sì. Allora, c'è un affare che conta i percenti. Allora, facciamo una cosa. Cominciamo a implementarla, poi la finite voi. Ok? Facciamo un programma che si chiama Simple Printf. La facciamo semplice, perché è molto complicata Printf. Allora, facciamo include standard.io e anche std.arg. Tra forchette. Allora, tanto per cominciare, allora, ok, qua dovremmo fare le cose un po' alla volta, nel senso che cominciamo a scrivere una funzione che poi chiamerà un'altra funzione che sta sopra di lei. Quindi void simple underscore printf. Underscore printf. Allora, adesso usiamo proprio come dovrebbe essere fatto, come è fatto. Const char asterisco format virgola, questo è il formato, è la scrittura di formato, virgola, punto, punto, punto. Ok. No, leva il punto e virgola là, perché qua la definiamo. Ma il punto, punto, punto? Punto, punto, punto sono gli argomenti variabili. È un modo per dichiarare un numero variabile di argomenti. Ok? Ma questo l'avevamo già visto, però. Ok, poi? Allora, adesso dobbiamo fare sempre la dichiarazione di valist via underscore list L, punto e virgola. Ok, e poi adesso dobbiamo avere una variabile che ci dice, sì, int count più che counter, che è 0,0. Count uguale a 0. Anzi no, scusami, count chiama direttamente una funzione che conta quanti argomenti ci sono, no? Allora... No. Oh, perché int count uguale count underscore argument. Questa è una funzione a cui passiamo la stringa format. E questo mi ritorna, cosa deve fare questa funzione? Mi ritorna quanti sono gli argomenti. Ok? Quindi a questo punto io posso inizializzare la lista, poi vedremo. Qua ci vorrà anche un'altra variabile che è sempre la i per fare il for. No? Int i uguale a 0. Punto e virgola. La possiamo chiamare come ci pare. Adesso dobbiamo fare va start, aperta parentesi, l virgola count. Bravo, punto e virgola. Poi dobbiamo fare for
senza size, cioè, che miseria, ragazzi, lo fai in automatico. Ok, aspetta, e qua dentro devi aprire la graffa. Vabbè, qua dentro deve succedere qualcosa. Mettici come commento che deve succedere qualcosa. Un attimo, no. Allora. I uguale a 0. Di count. I minore di... Di count. Ah, lui deve andare a giro per sì, tutti. Sì, numero di count. Se devi cambiare più più i. Vabbè, sì. O i più più faceva lo stesso. Ok, adesso qua metti un commento, perché questo lo farete come compito. Apri il commento e dici succede riempire. Facciamo una cosa semplice, ok? Facciamo che l'unica cosa che riconosce sono i numeri fissi, ok? Per cento D, riconosce solo il per cento D, ok? Aperta parentesi per cento D. Aspetta, ma questo qui è quello che deve, il fuori è quello che deve riconoscere il tipo di... Certo, il problema del printf è complicato, è che devi riconoscere sia per cento f, che per cento s, che per cento d, e deve fare quindi, una cosa diversa. Quindi conviene usare come uno switch oppure semplicemente un Beh, si può usare uno switch oppure comunque li si può mettere. Si può usare una macro del preprocessore, si può fare in tanti modi, ma diciamo per il momento facciamola semplice, dai, perché così non deve fare. L'unica cosa che mi aspetto sono degli switch, ok? Dei D, ok? Sì, però ditelo che comunque di fare if, se è D allora. Sì, se è un. Se il carattere che segue, però facciamolo tutta sta cosa, facciamo prima a farlo, se abbiamo ancora tempo per farlo. Mettiamo una funzione sopra questo, sopra il simple printf, mettiamo un'altra funzione, che è countArg, questa la dobbiamo dichiarare, e questa è una funzione che ritorna un int, countArg, con un const char star format, e poi vai a capo. No, basta, questo c'ha solo questo come argomento. Questo non è argomenti variabili. Questo, allora, cosa deve fare questo? Questo deve leggere ogni carattere e vedere se è un percento, no? Allora fai int result uguale 0. If no. Allora adesso sì, mettiamo un puntatore, dichiariamo anche un puntatore a un char, char star p. No, star. Cioè, perché sta buono. No, star. Sì. P e lo inizializzi subito a format. Uguale format. Ok. È quell'argomento, no? Ma format... Noi gli abbiamo passato il puntatore di format, no? Sì. E quindi siamo a posto. E come mai non basterebbe... Un attimo, perché... Quella è una dichiarazione. È una dichiarazione di un puntatore. Ve l'avevo dicevo che...
che è confusionario questo tipo di notazione, però è così. Charles Tarpey è un puntatore, no? Quindi realizzato sì, con un puntatore. Allora, adesso facciamo while asterisco P è diverso dal carattere zero, è diverso da zero, quindi apici, no, questo sì, si può scrivere anche così, però la cosa più educata è di scrivere apici backslash zero, no, non il carattere zero numerico, è il numero zero, che però si scrive apici, backslash zero, ok. Poi vai a capo, ok, e il codice dentro com'è? No, aspetta, non ho capito che deve fare questo while, un attimo. Il while deve vedere, deve leggere tutta la stringa e vedere quanti per cento ci sono, no? E se, allora, se un carattere è per cento, contalo. Allora, if... aperta parentesi asterisco P, cioè il contenuto di P è per cento, quindi apice per cento apice, allora non c'è bisogno di fare l'aperta graffa e chiusa graffa perché non abbiamo tutto questo granché da fare. Result più uguale a 1 o più result se vuoi. Punto e virgola. No? Mm-hmm. E poi dentro il while, ma non allineato con l'if, ma qui, ecco, devi fare più p. Deve andare avanti con p, no? Ok. Questo dovrebbe funzionare, bisognerebbe testarlo. Allora, cominciamo a scrivere una funzione solo per testare questa parte, perché poi dopo concludiamo qua. Scrivi un main. Le funzioni vanno tutte testate, perché int main, bla bla bla, aperta, ok. Poi vai giù e scrivi printf, ancora non simple printf, ma printf, e poi fai countTarg, sì, va bene così, countTarg, aperta parentesi, aperte virgolette, per cento di no, facciamo così, questa sarà la nostra funzione di test, ok? Quindi no, fai per cento di, poi spazio per cento di, poi spazio per cento di. No, dentro e dentro. Sì. Ne famo cantare più di uno, se no. Oppure scrivi no, ma sì, ma senza le virgolette, se no qua. Per cento di spazio oppure scrivi test per cento di spazio per cento di spazio. No, spazio con lo spazio. Ok, quindi questo ci dovrebbe ritornare 3, no? Proviamo a farlo. Questo si chiama simple printf, no? La funzione.
Ma chi è che parla? Cioè, sento una casara nel... Sì, c'è sottofondo di qualcuno che pare che litiga. Sì. Chi c'è che c'ha persone che litigano accanto a sé? Ma forse è mia madre che sta al telefono, però sta dall'altra stanza, addirittura si sente. Sì, si sente abbastanza, sì. E poi... Iniziazione, okay. scarta const, codificatore, dal puntatore tipo... Ah, ok, va bene, non gli piace perché stiamo... Perché avete capito, io qua no. Gli ho promesso di fare un const, mentre invece il puntatore non è const, ok? In realtà non ce ne importa... No, non puoi perché è simple printf che c'ha const. Ma noi qua possiamo benissimo mettere alla riga 7, lo sai, possiamo benissimo mettere const char, perché tanto non dobbiamo mica usarlo, cioè non lo cambiamo, lo contiamo e basta. Però un attimo, questo è un puntatore a variabile costante ma non costante? No, il puntatore non è costante. Quello che è costante è il contenuto. Ok. Vi ricordate che se io scrivo char const asterisco p, allora è costante il puntatore. Ma se scrivo const char asterisco p, vuol dire che bla bla bla. Ok, vamos. Cos'è che non vi piace? Secondo parametri, not last named arguments. Qual è il problema? E qual è il problema? Aspetta un attimo, non è l'ultimo. Ah, ma che stupido. Perché quello deve essere parte di un... Non gli piace perché, siccome lui deve andare a vedere lo stack per fare una cosa del genere, allora lui si accorge che count non è... Però è solo un warning questo, che si può tra l'altro eliminare. Vedete che il warning var args... Lui non gli piace perché dice che count non è il nome del, non è l'ultimo argomento nominato, cioè non è format praticamente, ok? Lui vorrebbe format, ma noi non glielo diamo e questo funziona lo stesso. Prova a fare la compilazione. Torna, fai freccia in su e mettici l'opzione spazio meno W maiuscola no, meno più W maiuscola var args. Boh. Come si fa a eliminare questo warning? Prova così, var args. Ok, fai invio, Giulio? Sicuro che con la S? C'è scritto sopra, no? Non è... var args c'è scritto, mi sembra. La rossa, la scritta in viola, meno quella. Ah, quella no, non l'ho capito. Fai invio. No, non c'è questa opzione, ma non so come si fa a eliminare, perché credo che se metti no, aspetta che guardo. Ma qual è il problema di questo? Cioè, perché non fa questa cosa?
No, no, non è che non sta facendo, sta mandando un warning, l'ha fatto, il how to eliminate warnings, how to disable, si deve usare una pragma directive. Ok, allora possiamo fare così, guarda, se tu sopra, dentro il codice, all'inizio... Funziona. Sì, lo so che funziona, ma infatti se vuoi eliminare quel warning, scrivi... 3, alla riga 3, scrivi hashtag pragma, questo è un comando proprio del compilatore, spazio warning aperta parentesi var args. Questo lo dovrebbe eliminare. Var args. Ok. Dovrebbe, forse funziona. Cioè, questo significa al compilatore sta zitto, non mi rompere. No, scusa, leva quell'opzione che non esiste. Oh, niente, no, insiste. Ma perché vorrebbe che fosse l'ultimo argomento? Allora, il problema è questo. Questa funzione valist, eccetera, eccetera, fa della roba interna, molto brutta, perché deve andare a vedere lo stack per poter fare quello che noi gli chiediamo di fare. Cioè, noi gli chiediamo di fare, dici, sulla base del primo argomento, tu continua a leggere argomenti che stanno nello stack, ok? Tutta sta roba non si può fare con normali costrutti, quindi questa deve andare a fare delle zozzonate, ok? Quello che ti sta dicendo è che l'argomento che gli hai dato tu, ok, non è format, non è l'ultimo argomento non variabile che lei vede nello stack. Ok? Ora, questo warning serve per che cosa? Serve per dire, ma che per caso ti stai sbagliando? Cioè, perché io mi aspetto che quello sia quello, ma è un warning. Se tu sai quello che stai facendo, gli dici stai zitto. Ok? Quindi potrebbe fare tipo per eliminare il warning. No, non puoi fare niente, perché lui se ne accorge comunque che non è quella. Capito? Sì. E il problema è che tu sta cosa la devi... No, forse c'ha ragione lui. Scusa, forse c'ha ragione lui. Lui in questo momento lo fa uguale, però forse ha ragione lui. Prova a mettere va start, metti format, perché in effetti sono io. Cioè, io pensavo che quello fosse il conto delle variabili, mentre invece in realtà è il conto. Ok, adesso poi dobbiamo chiudere perché poi abbiamo l'incontro col maestro Lupone. Salva. No, è giusto così, perché lui si deve basare sull'ultimo argomento non variabile. Ok. Salva. Adesso non dovrebbe più baccagliare. E possiamo anche levare il pragma. E quindi c'aveva ragione, vedi il warning. Ok, va bene. Ok, allora per la prossima volta implementate tutto il resto. Fatelo con funzioni separate, così possiamo analizzare ogni elemento.
Salva, mandamelo sulla chat. Ok. Allora, un quarto d'ora di pausa? Ma no, facciamo 10 minuti, dai, che credo che il maestro Lurbone starà già aspettando. Va bene. Quindi a 37 vi aspetto. Ok. Arrivederci. A fra poco.